completa sufficienza per soli due giri. Bella a tutti ragazzi, siamo qui tornati con un nuovo video, siamo su Formula 1 2020, stavolta al Gran Premio di Austria. È il primo video che sto registrando dopo l'aggiornamento 1.12, siamo la seconda macchina migliore in griglia. E in sviluppo adesso abbiamo due parti di resistenza. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, suonate la campana Din Don Dan, lasciate un like e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Benvenuti tra le montagne stiriane per scrivere un altro capitolo della storia del Gran Premio d'Austria. Qui allo Spielberg il giro è corto, con solo 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra. Il tutto porta a una distanza totale di 4,2 km. Oggi ci aspettiamo che molti piloti finiranno lunghi, specialmente nell'ultima curva, dato che il bagnato rende l'asfalto molto scivoloso. Luca Filippi è al mio fianco, come sempre, per la gara di oggi. Parliamo un po' del Novellino. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento. Hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Per quanto riguarda il resto della griglia, Albon, Sainz, Daniel Ricciardo e Norris, Verstappen, il Novellino, Leclerc ed Esteban Ocon, Kiat, Vettel, Pierre Gasly e Stroll, Calderon, Raikkonen, Nobuharu Matsushita e George Russell. Latifi, Magnussen, Grosjean e Sergio Perez completa la griglia. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Intermedie per tutta la gara. Detto questo, possiamo iniziare. La riserva di carburante è molto bassa, non tirare troppo le marce, in questo modo potremo limitare il consumo di carburante. Dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi, accelera.
Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni la concentrazione. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Bandiera gialla. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Ci serviva. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Ecco che lo spettacolare Gran Premio d'Austria giunge al termine con una vittoria fantastica. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Mantenere le gomme in temperatura sul bagnato è stato determinante. L'aderenza è sempre scarsa in questi casi, ma con gomme fredde è 10 volte peggio. Per questo oggi chi è riuscito a tenerle alla giusta temperatura ha avuto un notevole vantaggio. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Altri punti per Valtteri Bottas, che rinsalda il suo dominio in testa alla classifica. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi il novellino. Ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna molto utile nella Formula 1 moderna. Ora vediamo la classifica costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Intanto la Renault risale la classifica con un'altra prestazione notevole. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Si conclude la gara, partiti ottavi, finiti quarti, con il giro veloce ci portiamo a casa 13 punti, Tatiana dodicesima, ma se rimanete in questo video e se rimanete fino alla fine ci sarà qualcosa che potrebbe completamente travolgere la carriera della pilota colombiana. Con te al volante sembra facile, ai fan è piaciuto. In questo momento si parla molto di te e di un altro team. Che ne pensi? Meritate di parlare anche della Mercedes. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Collisioni? Vabbè, a inizio gara, no comment. Sembra che ci sarà molto da fare in fabbrica. Ma fa... Signori, è il momento. Ci ho pensato su davvero tanto. Che faccio, me ne privo? Volevo prendere Perez da molto tempo. C'è anche Raikkonen, ma è costoso. Perez però ha un valore più alto in generale. Io provo con entrambi. Facciamo il messicano. Proponi. Ha accettato. Adesso trattiamo. Vai con l'asta. Facciamo la bassa. Ancora bassa. E uno. E due. Sergio Perez è pilota dell'Aixam SGR F1 Team. E ce l'abbiamo. Abbiamo licenziato Tatiana Calderon e adesso abbiamo Sergio Perez. Dalla Colombia siamo saliti in Messico. Perez non ha ancora fatto punti in tutta questa stagione. In Austria è arrivato ultimo. È un 94 di overall. Abbiamo 9 giorni allenamento per Sergio, evento finanziato dal team e riunione reparto motopropulsore. Aumentiamo il generatore di punti risorsa a 6 milioni. La Racing Point come secondo pilota ha preso Kevin Magnussen. In Haas c'è George Russell. In Williams Giovinazzi. Che cambiamenti. Ci vediamo in Gran Bretagna.